Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village ed eccoci qua su un nuovo video finalmente. Siamo qua su un nuovo video, sono a registrare il giorno di Pasquetta, quindi me coglioni, cioè nel senso c'ho tipo gli arrosticini che mi escono da qua, però volevo registrare questa nuova ranked con un team che ho giocato diverse volte questa stagione, appena cominciata, ma comunque già nel vivo. Stiamo parlando del Ryogre che ho giocato nei due match dell'API che ho disputato e volevo portarvelo qua sul canale per fare un'analisi un po' più approfondita e soprattutto per metterlo anche sotto la vostra analisi. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like, un bel commento per dirmi cosa pensate del team. Vediamolo al volo in game perché sinceramente fare un'introduzione proprio lunga sul team non mi va molto. Andiamo soltanto a vedere che Kyogre è un Kyogre normalissimo, bello bulchino con tuono. Nonostante abbia Togedemaru, io lo preferisco con tuono perché altrimenti con questo team in particolare non sappiamo come andare a toccare gli altri Kyogre. Abbiamo Rayquaza con la Sash, quindi tipico set con Danza Spada. Abbiamo Persian Alola. Perché Persian Alola? Io erano tipo 2 settimane prima che iniziasse la Ultra Series che dicevo che Persian Alola sarebbe stato un ottimo Pokémon. Perché è un fake outer molto veloce, perché con full play fa comunque bei danni a Taunt e soprattutto con Parting Shot in un team con Rayquaza e Kyogre per il meteo ti permette di andare a fare uno switch andando anche ad abbassare l'attacco del Pokémon che si ha di fronte, quindi è molto molto utile secondo me. Abbiamo Landorus con la Z, Celesteela come abbiamo ormai imparato a conoscere. E infine Togedemaru per proteggerci da eventuali Coco che possono andare a minacciare sia Kyogre che Rayquaza, quindi i nostri due uberazzi, ragazzi. Mi raccomando, andiamo a farci i nostri 3 match e speriamo bene. Allora, il nostro primo avversario abbiamo Nivelogre, ne stanno girando tantissimi, ragazzi. Una marea di Nivelogre, una cosa allucinante. Con Gengar, Incineroar, Staka e Lele. Allora, i soprannomi sono rimasti quelli dell'ultimo match dell'API, dannazione. Comunque sono i membri dei membri. Sono i soprannomi dei membri della compagnia del Randello, quindi sono i personaggi originali della compagnia Randello, tranne Fiabon, perché era il master, quindi non c'era un soprannome, e Mikyu, che sarebbe Michele, lui non giocando a D&D, però si tiene il suo soprannome. Comunque, basta farle le cazzate. Andiamo a vedere un po' lui che cosa potrebbe fare. Lui potrebbe banalmente lidare con Gengar. Però, allora, dobbiamo un attimo pensare, perché noi abbiamo Kyogre, che è un ottimo check anche a coso, a Yveltal, e Celesteela qua in lead non ci sta malissimo. Potremmo fare Celesteela e Kyogre con Landorus, perché altrimenti non sappiamo come toccare Staka, e porterei banalmente Rayquaza, perché ci sta, ci serve un bel damage dealer. Intanto la nostra versione scrive GL anche a lui. Sempre bello trovare gente educata su Showdown. Lui va di Lele e Yveltal. Perfetto. Adesso noi andiamo a fare Heavy Slam di qua più Thunder di qua. Andiamo a fare un bel danno a quell'Yveltal e soprattutto cerchiamo di capire dalla quantità di danno quanto può essere niente, non lo capiremo. Invece va su Celesteela, ci fa un 98%! Madonna che danno! Ok, quindi non è AV ovviamente perché ha usato la Z, lei leva giù e noi ci andiamo a boostare la difesa speciale. Allora, attenzione perché questo Yveltal così potrebbe essere un po' fastidioso. Andiamo a fare Wild Guard più Origin Pulse. Vi spiego subito il motivo perché lui probabilmente ci farà un doppio attacco con Kyogre, un double target, mentre con Yveltal può andarci a finire Celesteela. Noi cerchiamo di metterci sotto bene con Kyogre, buttare giù Yveltal e mandare Kyogre in range della Z di Landorus. Vediamo. Lui va a fare full play su Celesteela, non ci butta giù Origin Pulse, itta Yveltal e lo uccide. E adesso lui va di scald su Kyogre, perfetto. Speravo mi killasse Celesteela, però va bene comunque così. Andiamo a fare Leech Seed. Qua noi abbiamo visto che il nostro Kyogre è più veloce del suo. Quindi andiamo a mettere i semini su Celesteela. E andiamo a fare Origin Pulse perché lui potrebbe fare Protect più Trick Room. Lui invece va di White Guard. Questa è un'ottima cosa perché vuol dire che Celesteela ci sta per lasciare. Tempo di mettere. Vabbè, ci lascia Kyogre. Comunque va bene perché andiamo a mettere i semi su Stakataka. E in più possiamo fare entrare Landorus. Io con Landorus, ragazzi, punterei più a buttare giù, sinceramente, Kyogre. Anche se dietro abbiamo Rayquaza, quel Kyogre è molto lento. Andiamo a fare la Z su Stakataka perché altrimenti effettivamente non lo buttiamo più giù. Invece così c'ha l'asciuga, ma va comunque giù di Z. Perfetto, lui va di Ice Beam. Giustamente, vediamo se ci entrano i Seedini su Kyogre e ci entrano. E ce la siamo praticamente portata a casa perché Rayquaza è Sash, quindi due colpi li regge. Andiamo a fare Heavy Slam più Thunder.
Mega, direi, Dragon Ascent, ed è GG per noi. Boom, perfetto. GG, sarebbe comunque morto di semi. Molto bene, molto bene. Il team, vedete che comunque ha molte risposte a praticamente tutto. Quindi il primo match ce lo portiamo a casa e andiamoci a fare gli altri due. Allora, please, un Oxerdon. Ho preso il mouse fisso perché altrimenti a furia di battere poi mi imballava la gamma. Allora, Xerneas, Groudon, Coco, Salamence, Ditto, Incineroar. Allora, qui banalmente possiamo andare con Kyogre e Togedemaru, Rayquaza e poi un ultimo Pokémon. Qui Celestila, una volta buttato giù Groudon, c'è comunque Incineroar, potrebbe non essere buono, ci dobbiamo portare Landorus. Allora, Togedemaru, Kyogre contro Coco, Xerneas, perfetto. Lui non può fare Volt Switch, l'unica cosa che può fare... Ok, abbiamo lidato molto bene, facciamo attenzione a Tizio Buffo lì, allo Switch di Groudon. Io andrei a fare intanto Fake Out su Xerneas, più Origin Pulse, perché se entra Kyogre, se entra Groudon al turno dopo, però lui lo potrebbe fare entrare adesso. Tanto comunque Coco è più veloce di Togedemaru, quindi facciamo U-turn perché magari lui protegge più Origin Pulse. Coco protegge, Xerneas protegge, ok. Adesso abbiamo rivelato U-turn, quindi lui ci può pensare due volte prima di far entrare. Andiamo a fare Super Fang più Origin Pulse, entra Ditto. Ok, a Discharge, vabbè. Però noi adesso facciamo Super Fang, in realtà se itta dovremmo fare la doppia kill. Esatto. Quindi lui adesso ha Xerneas con Groudon. Probabilmente. Xerneas Groudon, perfetto. Allora, io che cosa farei se fossi lui? Farei Protect con Groudon e Geomancy. Senti, te posso dire, facciamo così e così, ok. Lui giustamente fa Geomancy, esatto. Quindi non ci avrei comunque guadagnato nulla. Facciamo Protect più Ice Beam. Kyogre lo sacchiamo. Ma di Moonblast, attenzione. Fire Punch è andato doppio su Landorus. Allora, noi abbiamo Rayquaza che è sesciato. Quindi, alle brutte, possiamo fare U-turn. Oppure così. Perché tanto se lui fa Dazzling Gleam non butta giù Kyogre. Giusto? Esatto. Origin comunque fa malino a Xerneas, ma non troppo. Noi adesso possiamo fare Mega più Extreme Speed su Xerneas più Pulse. Perché ha fatto Protect? E ha fatto Moonblast? Non ho capito. Ma raga, questa cosa non ha senso. Abbiamo vinto. Non aveva veramente senso sta cosa. Cioè, spiegatemi cosa è successo, perché lui poteva fare Dazzling Gleam, buttare giù entrambi e non l'ha fatto. Adesso ovviamente parte il Fake Out. Non ha protetto, Origin Pulse va single target, Xerneas va giù. Dovevo portare sicuramente Celestila, ma il game c'è stato decisamente semplificato dalla minchiata che ha fatto lui. Adesso andiamoci a fare l'ultimo match. Sono molto contento, peccato che non siamo riusciti ancora a portare Persian. Allora, il nostro terzo avversario è un team interessante, è un Oxernala con Megalopanni, Landorus, Coco e Ditto. Allora, qua dobbiamo giocarcela bene. Persian va portato assolutamente. Allora, pensiamo, perché lui c'ha Lopanni che è tipo un Fake Out velocissimo, quindi siamo a rischio. Però è pur vero che noi abbiamo Rayquaza. Se lui va di Lopanni Xerneas è un problema. Però mettiamo Celestila. Se lui va di Lopanni Lunala, noi abbiamo Rayquaza che può fare un setup. Persian che va a fare full play su uno dei due. Però Lopanni di Jump Kick lo distrugge, quindi abbiamo pure Togedemaru da dover portare per forza.
Metterei. È tosta perché c'è sta Xerneas. Ci stanno un sacco di Pokémon e qua ci stanno bene. Ma io vado dove mi porta l'istinto. Quindi facciamo Persian e Kyogre. Anzi, Persian, Rayquaza, Kyogre e Celesteela. Lui va di Lopanni in un'ala, perfetto. Facciamo full play, anzi, facciamo Taunt più Sword Dance. Su chi avrà fatto Fake Out? Su Persian, perfetto. Ci andiamo a prendere un bel boost, lui mette Tailwind, era immaginabilissima come cosa. Facciamo full play più Dragon Ascent su Lopanni, potremmo farlo. Che se in realtà è interessante provare una cosa del genere. Lo kick non ci killa Persian. Lui va di Zeta su Rayquaza sicuramente, perfetto. Quindi full play su Lopanni gli fa abbastanza male. E dovremmo stare in range. Facciamo full play più. No, cosa è successo? Più E-Speed su Lopanni. Crit. Non sapremo mai se va bene, ma ragazzi ha più 2. Non penso che avrebbe mai retto. Full play fa il danno che deve fare sull'Unala. Adesso vediamo chi entra. Entrerà Ditto probabilmente. Invece entra Landorus. Ok. Facciamo full play più Protect. Così finisce anche la Tailwind. Entra Tapu Koko. Landorus farà U-turn su Persian. Ok. Rientra Lunala che potrà rimettere la Tailwind, ma lui adesso dovrà fare una scelta. Ci killa Kyogre o ci killa Rayquaza? Lunala protegge. Electroweb. Quindi ha un Koko Assault Vest sicuramente. Lui giustamente dice invece di rimettere Tailwind faccio una cosa del genere. Ma noi facciamo così. Speed killa Koko e adesso Moongeist ci ucciderà Rayquaza, ma noi abbiamo fatto un Origin Pulse single target su Lunala che va giù e adesso abbiamo Landorus contro Kyogre e Celesteela, quindi lui non ci può toccare Celesteela in nessun modo ragazzi, quindi banalmente andremo a fare Ice Beam più Leech Seed, sti cazzi, tanto terremoto, ok, ma Ice Beam, boom, rip. Perfetto ragazzi, GG al nostro avversario, questo qua era il team, spero che vi sia piaciuto perché secondo me è un bel team, è un team che ho fatto inizialmente in Ultra Series, quindi proprio all'inizio del meta perché nella prima settimana dell'API non sono stato convocato, quindi ho avuto ben 2 settimane per buildare un Ryogre che personalmente è un archetipo che mi piace molto molto molto, però sempre per l'API sto comunque imparando a utilizzare diversi archetipi, a buildare anche altre cose e devo dire che è molto molto divertente nonostante mi sento un po' limitato nel building. Fatemi sapere se volete un vlog proprio su questo argomento perché secondo me potrebbe essere interessante parlarne. Quindi lasciate un bel like al video, commentate con questa cosa del vlog sul building dell'Ultra Series perché potrebbe essere un bel topic per confrontarci tutti su questa cosa e vedere chi la pensa in un modo, chi la pensa nell'altro. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video per far vedere questo team che secondo me anche già solo esteticamente, cioè guardatelo così, è meraviglioso. Un saluto Village, noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, è bella per voi! Ciao!